Ricordiamo la sua voce mentre legge, mentre sbaglia la lettura perché sta ridendo. Continueremo ad abitare e anche quando non ricorderemo, continueremo ad abitare. La casa non corrisponde a nessuna casa che conosciamo. Nelle città che somigliano ad altre città, incontriamo persone che somigliano a noi. Lui dice: vi faccio vedere quanto è difficile. L'uomo che è con noi fa per allungare qualcosa all'uomo che gli somiglia, ma poi lo ritrae e continua a camminare. L'uomo che somiglia resta a bocca aperta. Noi diciamo di aspettare, ma non ci ascoltano. Le persone che somigliano a noi ci stanno seguendo. Si vede trasudare il verde muschio. Il verde emerge e avanza braccia e avanza occhi e avanza come dalla lontananza, come una veemenza invisibile e danzante. Dalle scale in ristrutturazione innalzate sullo strapiombo, dalle scale sospese sul risveglio, i camminatori sospingono come una sfida verticale, i camminatori dissennati e mormoranti vengono verso di noi come un'onda, come una riscossione di vertigine taciuta, una tenuta per sé per decenni, e loro vengono, avanzano, indistinti. Stiamo andando ora, e là dove andremo forse incontreremo qualcuno. Ci sentiremo dentro una gratitudine commossa.